Buongiorno amici e amiche, buon giovedì 6 aprile 2023. Oggi ascoltiamo il Vangelo della Cena del Signore, secondo Giovanni, capitolo 13, versetti 1-15. Venne dunque da Simon Pietro, e questi gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me? Rispose Gesù: quello che io faccio tu ora non lo capisci, lo capirai dopo. Gli disse Pietro: tu non mi laverai i piedi in eterno. Gli rispose Gesù: se non ti laverò, non avrai parte con me. Gli disse Simon Pietro: Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo. Soggiunse Gesù: chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi, se non i piedi, ed è tutto puro. E voi siete puri, ma non tutti. Sapeva infatti chi lo tradiva, per questo disse: non tutti siete puri. Pietro dapprima dice: non mi laverai i piedi in eterno, poi dice: non solo i piedi, ma anche mani e testa. Pietro vuole fare il cocciuto, il forte, ma non ci riesce mai. Pietro fa esperienza che senza Gesù non può far niente. Che bella questa dipendenza dal Signore. Oggi tanti tipi di dipendenze ci allontanano dal Signore della vita e quindi dalla vita stessa, al punto che se ne perde il senso della bellezza e si sente l'inutilità della propria esistenza fino a volerla annullare. Gesù riesce a far cambiare idea a Pietro e poi redarguisce il suo discepolo dicendo che non c'è bisogno di purificare tutto, perché chi ha fatto il bagno, chi è battezzato, è già puro, ma ha solo bisogno di convertire il cuore per comprendere quello che fa il Signore. Ma cosa fa il Signore? Si piega fino ai piedi, cioè si abbassa e si mette umilmente al servizio. E a te cosa impedisce di accettare spesso il servizio anche più umile? Buona giornata a tutti!